Ciao a tutti amici, come state? Spero bene. Oggi sono qui perché ho scoperto un cortometraggio incredibile che si chiama Il suicidio di Topolino, The Suicide Mouse. C'è una leggenda pazzesca dietro a questo cortometraggio che dice che fu una produzione degli anni 30 all'interno, che venne fatta all'interno di Disney e che da allora gli operai, o almeno gli addetti all'interno di Disney, continuano a tramandarsi. C'è su YouTube, non una sola versione, ce ne sono diverse, ognuna con qualche piccola differenza rispetto all'altra. Io credo di aver trovato quella originale, quindi la prima edizione. Se non è così, comunque lasciatemi un commento, magari anche col link a quella che è l'originale. Ed è veramente, veramente inquietante. Quindi voglio subito condividere con voi questa cosa che ho scoperto. Andiamo al computer, vi faccio vedere il cortometraggio. E se è una cosa nuova, se è una cosa che non conoscete, un bel commentino, un mi piace e anche un'iscrizione è super gradita, è il miglior modo che avete per aiutarci. Corriamo subito. Ed eccoci qua, questo è il corto di cui vi stavo parlando, appunto, ne esistono diverse versioni, questa è l'originale, quindi proprio la prima che è stata pubblicata. Dura un pochino, perciò io quasi quasi lo velocizzerei anche perché secondo me velocizzato ha... Sortisce lo stesso l'effetto, ecco, che è necessario provare. Vediamo. Sentite, sentite la musica. Inquietantissimo. Scusate se guardo qua, ma ho lo schermo qui di fronte alla videocamera. Avanti così per un po'. Poi c'è un intermezzo con uno schermo nero, eccolo qua. Così, che va avanti per diversi secondi. Ok, e poi ritorna il video. Aspettate, fate vedere. Ecco qua. Ecco, ritorna il filmato di Topolino. Ora voglio farvi notare una cosa, però, come cambia l'espressione che ha sul viso. Cambia anche la musica in sottofondo. Prima c'era un pianoforte, ora c'è questo stridio. Una sorta di urlo, così strano. Guarda, 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 guarda. È impressionante sta cosa. E questo è il colpo. Schermo nero e faccia di Topolino. Da mettersi le mani tra i capelli, ragazzi, è una roba assurda. Ora io, beh, per questioni di tempo non potevo farvi stare 9 minuti attaccati. Avete visto voi stessi quanto è inquietante un cortometraggio del genere. Io spero di avervi fatto vedere qualcosa di nuovo, qualcosa che non sapevate, e se è stato così apprezzerei moltissimo che lasciate un bel commento, un mi piace e vi iscrivete al canale per altri video simili, altre curiosità. E alla fine di questo video troverete alcuni video suggeriti, tra cui un video molto molto bello secondo me fatto da Barbo riguardo le previsioni per il 2024 di Topolino, di cui vi consiglio la visione assolutamente. Io spero che il mio ritorno sia stato gradito, vi auguro come sempre una buona giornata o una buona serata, come ci ha abituato a fare il buon Barbo, e ciao a tutti.